Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questa volta è un video mi preparo con voi. In realtà oggi sto facendo anche un vlog, però e sono anche abbastanza di corsa. Il mi preparo a metterlo in un vlog, secondo me risulta un po' pesantino tutto intero, cioè qualche scena così, ok, ma diversamente mi sembra un po' troppo. E visto che volevo parlarvi di una cosina che appunto mi è stata richiesta in 3 o 4 commenti, ho pensato, vabbè, ne parlo al primo Get Ready With Me che faccio. Se trovo il correttore mi fa anche un favore. È sparito, scomparso completamente. Che odio, poi sempre quando sono in ritardo. Io adesso tiro fuori tutto, così almeno non rischio di, scusate, fare un pasticcio. Cioè, è sparito il correttore. Qua non c'è. Da qualche parte deve essere. Vabbè, comunque, niente. Ah, eccolo. Dicevo appunto che in diversi commenti, io intanto mi sbrigo, non farò un trucco troppo elaborato, ripeto. Non ho neanche voglia di truccarmi, però giusto per non essere un fantasma come sono. Anzi, tra l'altro, scusate un po' la luce, ma mi trucco in bagno perché di là c'è Pargoletto, è tornato Riccardo dal lavoro e la TV accesa, quindi insomma almeno siamo tra di noi tranquille. E niente, quindi dicevo che ho ricevuto diversi commenti che ho trovato abbastanza, non dico fastidiosi, perché non è che alcune di voi mi hanno fatto questa domanda non in senso cattivo, cioè non è stato un insulto né nulla. Mi avete chiesto cosa hanno i miei denti, come se avessi chissà che cosa. Allora, io adesso ne approfitto di questo Get Ready Super Flash per rispondere a questa fatidica domanda. Ho messo giusto un po' di correttore qui e là per coprire i lievi rossori. Il fondotinta l'avevo già messo. Adesso pennello, che è il mio preferito. Lo uso tantissimo, quindi è un po' splacchiato, non ne può più. Ce l'ho da 2 anni, credo. E dovrei cambiarlo, però vabbè. Comunque, bando alle ciance, arriviamo a noi, perché voi direte sì, vabbè, quindi allora, la storia dei miei denti è un po' complicata, nel senso che non sono sempre stati così. Io da piccolina, dal momento in cui ho messo i denti quelli fissi, e nel momento in cui ho perso quelli da latte, poi arrivano quelli fissi, e ahimè li avevo storti, nel senso che questo qui era sopra all'altro, cioè proprio accavallati, non uno davanti all'altro, però tanto tanto storto questo. E poi avevo questo canino qua, questo qua in alto qui sopra, che non voleva venire giù, non c'era lo spazio necessario per venire bene giù. Quindi ho avuto la fortuna, perché mi rendo conto che, oddio, una volta era un po' diverso, ma comunque al giorno d'oggi, soprattutto anche con un figlio, mi rendo conto che avere dei genitori che hanno la possibilità di farti mettere l'apparecchio, insomma, è una fortuna, perché costa non poco. E quindi, insomma, io, mamma mia, sti nei sono sempre più marcati. Spero mi vediate bene, ragazzi. Io mi vedo super sparaflesciata, però vabbè, speriamo che vediate qualcosa, perché se spengo, guardate, totalmente buio. E quindi dicevo, mi rendo conto che sono stata molto fortunata ad avere dei genitori che mi hanno comunque raddrizzato i denti, perché avevo il canino qui sopra. Il dente di giudizio, lasciamo perdere, non veniva fuori quando ero adolescente. Questo qui è accavallato, insomma,
avrei avuto una brutta dentatura tutta storta. E quindi ho fatto diversi anni di apparecchio, ho messo le piastrine che mi hanno fatto spazio, anzi no, forse prima delle piastrine ho messo un apparecchio che mi ha creato non poche difficoltà di relazione con i miei compagni, perché era un apparecchio che avevo il terrore di mettere a scuola perché era di quelli che si incastrano, avevo due gancetti qui, una parte in ferro entrava in bocca e si incastrava, si infilava in quei due ganci, e poi aveva la parte fuori con l'elastico dietro al collo. Quindi potrete immaginare per una bambina, no? Non che per un bambino sia meglio, ma una bambina secondo me a queste cose ci tiene ancora di più la figura, come arriva a scuola. E io arrivare con questo coso mi imbarazzava un pochettino, nonostante nessuno mi abbia mai preso in giro, però non ero a mio agio. Potrete immaginare che è un apparecchio molto visibile a differenza delle piastrine, una cosa che ti esce fuori, ti tira, tutti dicono Madonna che ha questa, invece in realtà è semplicemente un apparecchio che ti aiuta a spingere i denti indietro e a fare sfazio appunto al canino che deve venire giù, però non tutti lo sanno. E niente, quindi ho messo per... non ricordo le tempistiche perché ero piccola, però ho messo per sicuramente un anno, poi non so se forse anche di più, ma mi pare un annetto, e poi ho messo le, come si chiamano, le piastrine, insomma le classiche piastrine che allineano i denti. Io non sono molto ferrata con la terra, devo ammettere che mi piacerebbe un giorno fare un corso di make-up per perfezionare queste cose che non so fare. Comunque, quindi ho messo l'apparecchio, ma quello che mi chiedete sempre voi sono queste macchie, non so se le vedete, aspettate, vedete queste macchie che ho anche sulla punta del canino. Allora, queste macchie in realtà non sono niente, anzi sono stata molto fortunata perché ad alcune persone questo tipo di macchia, io non sono una dentista quindi non so i termini precisissimi, però metto un po' di... sì, mi trucco proprio molto leggera, faccio un trucco rosato, una cosa molto... molto nude, diciamo. Mi spiace che voi vedrete poco e niente, ma dopo mi sposto alla luce della finestra così vedete il risultato. E dicevo che non so i termini ovviamente precisi e magari mi sto anche spiegando male, però per darvi un'idea, queste macchie sono macchie che mi sono venute sui denti fissi perché da piccolina, ancora quando avevo i denti da latte, sono stata operata a 4 anni di tonsillectomia, ma prima di essere operata, i miei mi hanno operata perché stavo fatta operare perché stavo veramente male, avevo sempre l'otite, sempre mal di gola, la gola gonfia, stavo malissimo, e l'otite principalmente mi ha portato a prendere delle medicine. Queste medicine che dovevo prendere a tutti i costi, prescritte dal medico e tutto quanto, mi hanno fatto sorgere queste macchioline, che possono venire bianche o marroni, quindi io sono stata strafortunata perché se erano marroni ovviamente avrei, anche i miei genitori sicuramente si sarebbero attivati per farmele togliere in qualche modo. E quindi insomma sono bianche, io mi ci sono abituata perché ci sono cresciuta con queste macchioline che tra virgolette vedo un po' come un segno di riconoscimento, una cosa mia, insomma non mi va, visto che l'ultimo dentista con cui ho parlato mi ha detto che per toglierle avrei dovuto avrebbero dovuto scavare il dente, romperlo un pochino e ricostruire la parte finale dei denti. Se ho un dente sano, ragazze, per un fattore estetico non mi vado a far rompere i denti,
no? Penso che concorderete con me, anche perché non è una cosa che, cioè, avessi un naso che fa così, una cosa proprio visibile che mi fa, cioè, non riesco neanche a specchiarmi, no? Dice, oh, ragazzi, io metto pazienza, non è per un discorso di respirazione del naso, cioè di ossigenazione del sangue, ma proprio mi faccio schifo così. No, io non ho problemi per queste due macchioline, anzi, vi ripeto, voglio quasi bene le mie macchioline, perché comunque mi ci sono proprio abituata, ci sono cresciuta, mi ci vedo nei video di quando ero bambina, cioè per me è normale averle, non vedo la differenza, sinceramente. Per carità, inutile negarvi che ho passato un periodo della mia vita in cui le ho odiate, come tutti d'altronde, no? Alla fine tutto quello che abbiamo non ci piace. Ho passato un periodo della mia vita ad odiarle, non le volevo a tutti i costi togliere. Non per nulla so che cosa mi ha detto il dentista, no? Perché ho chiesto, comunque mi ero informata. Ho passato un periodo in cui mi sarebbe piaciuto vedermi, anche perché vi dirò la verità, i miei denti non sono gialli, cioè... rispetto anche a tante mie compagne di classe, quando, sapete, no, le superiori, che ci si guarda su queste cose, no? Si faceva addirittura la gara, chi ha i denti più bianchi? E cioè, tanti miei compagni e compagne mi dicevano, tu non hai i denti gialli. Ci sono delle compagne che hanno i denti molto più gialli dei tuoi e senza le macchie. Però il lato brutto di avere queste macchie così bianche è che noti la differenza. Se io non le avessi, i miei denti sembrerebbero più bianchi, ma avendo una macchia più bianca del dente è ovvio che sembrano sempre più sporchi di quello che sono, sti denti. E questo è la cosa che ho sempre odiato, diciamo. E poi un'altra cosa stupida, cioè assurda, ma è così, anche mia mamma me lo diceva sempre: se mangio i dolci si diventano ancora più bianche, cioè gli zuccheri. Se io per un po', c'è stato un periodo in cui la ginecologa mi aveva detto non puoi toccare zuccheri, e quel periodo lì vi assicuro che mi lavavo i denti e quasi non le vedevo, cioè è incredibile. Mi viene voglia di non mangiare zuccheri già solo per quello, però sono golosa. E quindi, scusate, ma... Quindi, insomma, ho svelato l'arcano segreto dei miei denti. Non hanno assolutamente niente, sono delle macchioline che sono venute. Poi, se qualcuno di voi è una dentista e mi sa dire il termine preciso, comunque il motivo per cui sono venute è quello. E tante ragazze ce le hanno, chi più chi meno. Io ho la sfortuna, tra virgolette, perché ripeto, a me non mi crea nessun disagio, di averle nei due denti davanti, cioè proprio quelli che appena ridi si vede, perché già questa tanti non la notano, che è sul canino, non so se la vedete, fosse sul dente indietro chi se ne frega, proprio questi due davanti, quindi tutti se ne accorgono abbastanza. Anche se devo dire la verità, nessuno mi ha mai chiesto come hanno fatto alcune di voi, nulla, cioè nel senso, però capisco, cioè nel senso, finché si chiede una cosa con educazione, come bene o male mi è stato chiesto, non ho problemi a parlarvene. Poi se non volevo parlarvene non ve ne parlavo, non è che sono obbligata, però visto che non è una cosa che mi crea disagi, me ne parlo con serenità, ecco. Io mi devo muovere, cioè oggi sono lenta, 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 lenta. Che ora è? Boh. Amore, che ora è? Ho quasi finito. 2 minuti. Ok, tutto finito. Boh, devo fare solo più le sopracciglia.
arrivo, se non mi vedete più sono entrata direttamente di faccia nella pochette perché mi sono rotta di non trovare le cose. Niente scomparsa, anche questa, cioè o sono io che oggi non vedo, ecco appunto, infatti qua, vabbè, comunque. Quindi insomma ora sapete, tanto sicuramente poi mi verrà richiesto in caso di roccia un video in cui ne parlo e amen, non so rispiegare tutto. Una sistematina sulle sopracciglia che in realtà dovrei fare, non le ho fatte da tanto, però crescono abbastanza velocemente, solite fortune. Certo che se non le disegnassi proprio, cioè, sarebbero pietose. Comunque questo è, insomma, questa è la storia dei miei dentini. E tra l'altro a breve voglio anche poi andare, dopo che magari dopo il parto vado a fare una pulizia, un controllo, perché insomma anche la gravidanza comunque porta i suoi regalini anche ai denti, quindi si indeboliscono un pochetto e mi piacerebbe fare un controllo poi dopo il parto. Cosa manca? Il rossettino. Che c'è, amore? Ciao. Vedi, mi fai saluti. Finisco di truccarmi, devi andare in bagno? No, che punto sei? È quasi fatto. Ciao. Ora stavo pensando a cosa mettere come rossetto. Bella domanda. Ovviamente non trovo manco quello. Vabbè, intanto io metto sempre una base di burro cacao. Ultimamente le labbra secchissime, mi sa che questo non basta, voglio prenderne uno di quelli di farmacia. Devo guardare su Sorgenta se ci sono, penso di sì. Tanto devo fare un ordine per i miei, come vi ho detto nel vlog ieri. Cerchiamo un rossettino carino, ma vabbè, mi metto questo qui, che è come non averlo praticamente, perché l'altro non lo trovo. Se no vabbè, metto un goccino di fucsia, appena appena. Voi non state vedendo niente, cioè io non capisco sta videocamera, a volte vedi dei bei colori, a volte vedo sti colori smunti che non capisco, vabbè. Comunque ho messo un pochino di rosa e poi metto questo qua, effetto unicorno, di che va a dare proprio quel tocco bianco glitter carinissimo. Questo qua me l'hanno anche regalato, quindi. Ok, direi che ci siamo. Mettiamo un po' di profumo, questo qua che adoro follemente, muschio bianco di Tesori d'Oriente, lo trovate a pochissimi euro nei supermercati, nei negozi anche dei cinesi, nel reparto bagno, queste cose qua. Non so se lasciare la frangia su, ma penso di no, perché non è che mi faccia impazzire come cosa. Ultimamente non riesco più a farla bene sta frangia, infatti è proprio in questi giorni che mi sto pentendo di averla tagliata. Spazzolati, tra l'altro adoro sta spazzola, me l'ha regalata mia mamma, non so se Natale scorso o due Natali fa, e anche la mia migliore amica me ne aveva presa una uguale. Ah, eccola, fatta invece così, però sono tutte e due spettacolari. Questa poi già solo per il design, mi piace un sacco la forma.
però sono tutte e due bellissime, la Tingle Teaser. Bellissima. Sì, ho fatto. Allora, questo è il risultato, c'è l'ombra. Risultato finale, io spero che il video vi sia piaciuto e scappo a continuare il vlog e ci vediamo domani con un nuovo vlog, un altro ancora. Ciao!